L'Audax Cervinara vuole scrivere la storia. Ultimo doppio atto della stagione per i caudini che contro i siciliani della Folgore Selinuente si giocano l'accesso alla Serie D. Una promozione che arriverebbe a coronamento di una stagione a dir poco straordinaria, di un'annata che potrebbe permettere a Befi e compagni di festeggiare il doppio salto. Non sarà una gara semplice quella contro i trapanesi, ma il presidente Gioricci ci crede. L'amore dei ragazzi è buono, i ragazzi sono carichi, sanno di avere una grossa responsabilità, sanno che la partita è una partita difficile, che non sia una partita facile, quindi l'amore è quello giusto, dobbiamo solo stare tranquilli. Così come i 300 tifosi che seguiranno la squadra in Sicilia con ogni mezzo. Sì, i tifosi si stanno organizzando, si è organizzato un pullman, tantissimi vanno con le proprie macchine, altri in aereo, quindi c'è un'ottima organizzazione. Lancio lungo di De Paola, stacca Calabrese, Furno col petto, poi col destro, posizione regolare di Befi, e buona per Befi, sono i 2-4-0, Befi, gioca sul pallone, non è possibile, la rete del Cervinara, la rete del Cervinara, nel modo più rocambolesco possibile, rotolando, Alessio Befi, al minuto 46.